della Camera dei Deputati. Saluto Stefano Besseghini, presidente, Clara Poletti e Gianni Castelli, componenti del Collegio di Arera. Do la parola al presidente Besseghini ricordando che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di 20 minuti circa. Prego. Intanto buongiorno, naturalmente sono scuso per non poter essere presente in presenza, ma credo che il contributo emerga. In ogni caso ringrazio naturalmente per l'attenzione il Presidente e i membri della Commissione. Il tema, credo abbiate a vostre mani una memoria che abbiamo inviato, penso, in mattinata. Scusi Presidente, scusi Presidente, ma non si sente niente, quindi credo che o avvicina... diciamo si avvicina al microfono o sistema o se no diciamo che così è veramente così è difficile ascoltarlo. Così mi sente bene? Non tanto, comunque prego. Posso, in realtà non ho molto modo di fare a parte avvicinarmi molto al microfono e alzare la voce. Allora, ho detto che abbiamo trasmesso appunto una memoria che è a vostre mani e che scorrerò solo per somme capi, soffermandovi sulle cose principali. Ricordo che il tema riguarda naturalmente il superamento del servizio di tutela e il fine di favorire l'ingresso dei clienti domestici nel mercato libero di energia elettrica. Il tutto è stato normato recentemente dal decreto del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica il 17 maggio del 23. In attuazione a queste disposizioni legislative, con un nostro delibera dell'agosto del 23, abbiamo fissato le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio per i clienti domestici non vulnerabili e per le modalità di assegnazione dello stesso. Poi, come sapete, è intervenuto il decreto legge 181-23 e rispetto a questo abbiamo tempestivamente attuato le disposizioni, differendo al 10 gennaio lo svolgimento delle aste per l'assegnazione del servizio e prorogando al 1 luglio del 24 l'attivazione del servizio medesimo che avrebbe originariamente dovuto avvenire il 1 di aprile. Analogamente, in ragione di tutti gli spostamenti dei tempi, l'assegnazione del servizio a tutele graduali agli operatori è stata svolta il 6 febbraio del 2024. Molto rapidamente sugli esiti della procedura di gara. Come noto, sulla base delle verifiche che sono state condotte sui requisiti per la partecipazione alla procedura di gara, sono stati ammessi a partecipare 18 operatori e successivamente, a seguito di un'ordinanza del TAR Lombardia, è stato riammesso con riserva anche l'operatore Octopus Energy. Vale la pena di sottolineare che l'ammissione alle anzidette procedure concorsuali era subordinata al rispetto di requisiti specifici di solidità economica e finanziaria e di natura gestionale e operativi, finalizzati proprio a selezionare operatori che potessero assolvere correttamente un obbligo di servizio pubblico come quello legato alla continuità della fornitura per i clienti finali. In questa prospettiva sono stati ammessi alle procedure in questione gli operatori dimensionalmente più significativi, con una base di clienti almeno di 100.000 punti, e si è inoltre consentito ai partecipanti di indicare il numero massimo di aree che gli stessi erano disposti a servire in caso di vincita dell'asta, naturalmente nel rispetto del limite antitrust che, ricordo, era pari al 30% di quelli oggetto d'asta, cioè 7 aree territoriali sulle 26. C'è una tabella che riassume i partecipanti alle procedure concorsuali. Diciamo che per quanto riguarda l'asta, dal punto di vista della partecipazione è stata certamente significativa. Abbiamo avuto offerte in relazione a tutte le aree territoriali con un minimo di 9 offerenti per l'area 17 e un massimo di 16 per l'area numero 7. Per le restanti aree abbiamo avuto offerte per almeno 10 partecipanti. Quindi, in esito alle varie verifiche, in sintesi, abbiamo avuto l'aggiudicazione Enel Energia di 7 aree, a Eracom di 7 aree, a Illumia di 3 aree, a E.ON di un'area, ad A2A Energia di 2 aree, a Edison Energia di 4 aree, a Irem Mercato Sev, che è un raggruppamento temporaneo di impresa, di 2 aree. Sinteticamente ricordo che di questi 7 operatori assegnatari, 2
sono esercenti la maggior tutela, due sono operatori appartenenti allo stesso gruppo dell'esercente la maggior tutela e tre sono operativi solo nel mercato libero. C'è una tabella, la tabella numero 2, che riassume per ogni singolare il vincitore, naturalmente non la illustriamo nel dettaglio, con i valori del prezzo di aggiudicazione che è stato conseguito per ogni singola area. Come considerazione generale direi che possiamo dire che il modello d'asta, che è stato rinnovato, ricordo, rispetto alle aste precedenti, al fine di adeguarlo alle caratteristiche specifiche di questo segmento di mercato di clienti domestici, si è rivelato uno strumento valido e adeguato a garantire la parità di trattamento tra gli operatori del mercato con esiti realmente concorrenziali a beneficio dei clienti, grazie appunto alla pluralità dei partecipanti che ha concorso in tutte le aree territoriali. Naturalmente qualche considerazione vale la pena farne anche riguardo i prezzi di aggiudicazione delle varie aree. Sembra di potersi desumere che gli operatori, nel formulare la propria offerta, abbiano tenuto conto di una molteplicità di fattori, tra cui il risparmio nei costi di acquisizione e marketing che avrebbero sostenuto nel mercato libero per accrescere la propria quota di mercato, e quindi la possibilità di acquisire i clienti in un'unica soluzione e in un contesto caratterizzato dall'inerzia dei clienti finali domestici e da un incumbent con una quota di mercato decisamente superiore rispetto a quella degli altri attori. Un altro fattore che sembra aver influito su alcune offerte è certamente il radicamento territoriale dell'impresa nella fornitura di altri beni o servizi e la possibilità di continuare a servire i clienti a condizioni di libero mercato al termine del periodo triennale di assegnazione del servizio. Infatti, dobbiamo ricordare che proprio il decreto ministeriale del maggio 23, ricordato in premessa, consente al termine del periodo di assegnazione del servizio che i clienti riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali siano contrattualizzati nel mercato libero in base al meccanismo del silenzio assenso dei relativi esercenti. Quindi il bilanciamento di diversi fattori ha indotto evidentemente i partecipanti a formulare offerte tra di loro molto diverse, con numerosi casi di offerte a valori negativi. Stiamo preparando in realtà la rapporto dettagliato che è previsto dalla norma e che verrà consegnato come previsto a maggio di quest'anno. C'è un capitolo 3 che fa una rapida ricognizione di qual è la nuova situazione che si configura nel mercato retail a seguito delle aste a cui abbiamo fatto riferimento. Una prima tabella in cui vi è l'indicazione di come sono variate le quote di mercato dei primi 10 operatori prima dell'asta, e una seconda in cui c'è la quota di mercato nuova dopo lo svolgimento delle aste e la posizione, la variazione relativa della posizione di mercato a seguito delle aste, con alcuni operatori che hanno confermato la propria posizione, altri che l'hanno accresciuta e altri che sono arretrati come dimensione, come posizionamento nel mercato. Non do lettura di dettaglio delle singole variazioni che sono facilmente desumibili. Mi soffermo invece un attimo sulle condizioni economiche che emergono da questo servizio a tutele graduali. Come noto, le condizioni economiche che vengono applicate in questo servizio prevedono da una parte l'applicazione delle componenti tariffarie regolate, naturalmente, a cui si aggiunge una componente di prezzo in euro kilowattora a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia, che si basa sui valori consuntivi del prezzo unico nazionale mensile, e di una componente che abbiamo chiamato parametro gamma, definita appunto sulla base delle offerte formulate dagli operatori. Questa componente sarà uguale in tutto il territorio nazionale e sarà determinata come media ponderata dei prezzi di aggiudicazione delle gare che abbiamo appena visto. E la ponderazione dipenderà dal numero di clienti presenti in ciascuna area che passeranno al servizio a tutele graduali. Naturalmente questa determinazione sarà fatta in prossimità del 1° di luglio del 2024, quando si attiverà il servizio. Diciamo che a titolo esemplificativo, naturalmente non definitivo, se questo passaggio avvenisse oggi, quindi sulla base dei dati attualmente disponibili, il valore di questo parametro si attesta intorno ai meno 73 euro per punto di consegna all'anno. Per dare un elemento di confronto, a titolo informativo, i clienti che oggi sono nel servizio di maggior tutela pagano per il corrispettivo di commercializzazione 58 euro POD all'anno,
per questi clienti, quindi il passaggio al 1 luglio dal maggior tutela al servizio tutele graduali comporterebbe, alle attuali condizioni, un risparmio complessivo per ogni punto di circa 130 euro all'anno. Se consideriamo che la spesa prospettica di una famiglia tipo di 2700 kWh, quella che usiamo sempre come elemento di riferimento, per quest'anno intorno ai 600 euro, questo è un risparmio significativo di più del 20% della bolletta. Naturalmente tutti i numeri indicativi stimati sulle valutazioni ad oggi, ma in qualche maniera indicativi di quello che ci troveremo a luglio. A completamento di questo confronto tra il corrispettivo di commercializzazione e tutela e il parametro gamma, vale la pena di segnalare che il corrispettivo copertura dei costi di commercializzazione applicato ai clienti del servizio di tutela è determinato tenendo conto dei dati dei bilanci dell'esercizio dei principali operatori del libero, mentre il parametro gamma, che appunto sarà applicato dal 1 luglio 2024, ha internalizzato, come abbiamo ricordato brevemente prima, i prezzi che riflettono una molteplicità di fattori che risultano scontati per acquisire il valore patrimoniale dei clienti aggiudicati appunto tramite l'asta in un'ottica di investimento di medio termine. Le condizioni economiche che saranno praticate ai clienti vulnerabili nel servizio di tutela saranno quindi diverse e i prezzi risulteranno maggiori di quelli applicati ai clienti riforniti nel servizio tutele graduali in questo primo triennio. Adesso, scusi Presidente, adesso non si sente in questo momento. Prima si è sentito, ma gli ultimi 15 secondi non si riesce più a sentire. Quindi avrei bisogno, uno, che andasse più piano, se sta leggendo, due, che scandisca meglio e più forte. Grazie. Va bene, allora riprendo l'ultimo paragrafo. Vado più piano, stavo cercando di rispettare i tempi naturalmente. Non abbiamo questo di tempo, ecco, quindi vada pure con calma. Benissimo. Allora, stavo dicendo che le condizioni, allora abbiamo svolto un'analisi di cosa succede nel confronto tra i diversi componenti. Stavo dicendo che le condizioni economiche che verranno praticate ai clienti vulnerabili nei servizi di tutela saranno diverse e i prezzi risulteranno maggiori di quelli applicati ai clienti riforniti nel servizio a tutele graduali in questo primo triennio. Naturalmente a questo fanno eccezioni i clienti in stato di bisogno economico, cioè quelli per cui continua a valere il meccanismo automatico del bonus sociale, perché nel 2024, ricordo, il bonus elettricità varrà dai 218 ai 315 euro a seconda del componenti della famiglia, e quindi sarà maggiore dello sconto previsto dal sistema delle tutele graduali. Ora, vale la pena interrogarsi se effettivamente questa sia la configurazione che il legislatore intendeva perseguire con l'emanazione dei relativi atti normativi e se, valutati positivamente gli esiti delle aste del servizio tutele graduali, non si andrà a considerare anche interventi ulteriori o diversi in relazione ai clienti vulnerabili, su cui tornerò a breve. Sempre parlando invece delle comparazioni tra le condizioni economiche del servizio di maggior tutela e quelle del servizio tutele graduali, va rilevato che la componente del prezzo di tutela, copertura dei costi dell'energia, si basa come di consueto sulla media trimestrale del prezzo unico nazionale definita dall'autorità per il trimestre di applicazione, con l'effetto ovviamente di diluire nel tempo l'impatto sulla spesa dei clienti finali di eventuali variazioni in attesa del prezzo che si formano nel mercato all'ingrosso. Invece la componente analoga per il servizio tutele graduali si basa sui valori mensili del PUN e quindi i clienti che qui vengono riforniti pagheranno un prezzo che risente in maniera più immediata dell'andamento dei prezzi del mercato all'ingrosso, non essendoci effetti di differimento temporale, in analogia, se ci pensate, con quello che ormai avviene da un po' di tempo nel mercato del gas. Infine, con riferimento alle tempistiche di attivazione del servizio tutele graduali, vale la pena ricordare che fino al 30 giugno di quest'anno il servizio di maggior tutela è operativo come di consueto ed è naturalmente fatta salva la possibilità per qualunque consumatore di rientrarvi a semplice richiesta all'esercente del servizio medesimo. In questo senso l'autorità ha recentemente rivolto una precisa raccomandazione agli esercenti della maggior tutela affinché mantengano facilmente rintracciabili le informazioni relative a tale processo e si facciano parte diligente nel comunicare tempestivamente le richieste
al sistema informativo integrato. Al 1 luglio 2024, naturalmente, i clienti non vulnerabili passeranno al servizio tutele graduali, con le condizioni economiche che definiremo per questo servizio, mentre i clienti vulnerabili manterranno le condizioni del servizio di maggior tutela. Naturalmente, in assoluta continuità con quanto già previsto la normativa vigente, anche dopo il 1 luglio 2024, il cliente vulnerabile potrà entrare o uscire su richiesta dal servizio di maggior tutela in qualunque momento, possedendo o avendo maturato i requisiti richiesti, ad esempio i 75 anni, che è forse il requisito più semplice da immediatamente comprendere. Dopo questa data, il cliente non vulnerabile invece potrà rientrare nel servizio di tutele graduali solo nel caso in cui rimanga sprovvisto di un venditore, come previsto dalla legge 124 del 17. Concluderei con qualche considerazione sulla disciplina del servizio di vulnerabilità. È un servizio che, come appunto previsto dalla legge 2 febbraio di quest'anno, avrà inizio a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali indette da acquirente unico per l'identificazione dei fornitori, e le condizioni di fornitura dovranno riflettere il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e i costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo. Quindi avremo un periodo in cui la maggior tutela, come detto, opererà dal 1 luglio del 24 come soluzione transitoria per la tutela dei clienti vulnerabili. Naturalmente, malgrado nominalmente e strutturalmente sia equivalente in termini di operatori sia flussi, il servizio di maggior tutela diventerà quindi un servizio di tutela dei soli clienti vulnerabili, quindi un servizio ad accesso limitato rivolto a soggetti con difficoltà a interfacciarsi attivamente con il mercato. Questa trasformazione richiederà una riflessione circa l'identificazione delle componenti di costo di commercializzazione da considerare e della metodologia per la loro quantificazione in coerenza con quanto previsto dalla norma per il servizio di vulnerabilità. Una metodologia basata sui costi efficienti dell'attività di commercializzazione potrebbe escludere alcuni elementi di costo non più rilevanti, quale ad esempio il costo di acquisizione dei clienti. Questa revisione la svolgeremo naturalmente in tempo per rispettare la scadenza del prossimo 1 luglio. Per quanto riguarda invece propriamente il servizio di vulnerabilità, va ricordato che sebbene la norma preveda anche in questo caso l'utilizzo di procedure concorsuali per l'identificazione dei fornitori, le condizioni strutturali che il legislatore ha delineato per questo servizio sono molto diverse da quelle per il servizio tutele graduali. È quindi ragionevole attendersi dinamiche e risultati differenti. In particolare, la norma prefigura un obiettivo di allineamento dei corrispettivi ai costi del servizio e un quadro di protezione dei clienti da interferenze con le strategie commerciali dei venditori. Ad esempio, diversamente dal servizio a tutele graduali, in cui trascorsi i 3 anni di durata del servizio i clienti vengono trasferiti automaticamente al mercato libero, i clienti rimarranno nel servizio di vulnerabilità senza soluzione di continuità. Inoltre, trattandosi di un servizio del tutto separato dal mercato, ciascun fornitore del servizio di vulnerabilità dovrà svolgere l'attività in maniera disgiunta rispetto ad ogni altra attività per un periodo di almeno 4 anni. I fornitori non potranno utilizzare il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per la promozione di offerte del libero e non potranno avvalersi dei dati o delle informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità medesimo per attività diverse da quella di commercializzazione del predetto servizio. Queste sono tutte condizioni molto simili a quelle della vecchia tutela. Non potranno neppure adoperare lo stesso marchio con cui svolgono attività al di fuori del servizio stesso. Giova segnalare però che al tempo stesso i consumatori che usufruiranno di questo servizio non godranno di un'analoga tutela dell'attività commerciale degli altri fornitori del mercato libero. Sulle tempistiche per la realizzazione delle procedure concorsuali e per l'attivazione del servizio di vulnerabilità, l'esperienza ormai consolidata ci ha dimostrato che le procedure competitive dimostrano quanto sia importante che i dati e tutti gli elementi funzionali alle valutazioni dell'offerta economica da presentare siano messi a disposizione degli operatori con tempistiche adeguate. Infine, sempre con riferimento alle procedure concorsuali per la vulnerabilità, va ricordato che il decreto legge del dicembre 23 numero 181 è stato modificato, prevedendo tra l'altro che al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di tutela,
ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari, correlati ovviamente allo stesso servizio, e che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'autorità, si tenga conto della manifestazione di questa volontà e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti. Queste previsioni naturalmente allungano i tempi dell'implementazione e i tempi che dovranno essere messi a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali per valutare l'eventuale esercizio dell'opzione di avvalersi del ramo d'azienda degli esercenti uscenti. Nelle more del completamento delle attività prodromiche all'operatività del nuovo servizio di vulnerabilità, clienti domestici vulnerabili continueranno a essere riforniti, come detto, nel servizio di maggior tutela alle condizioni economiche del servizio che abbiamo richiamato. È rilevante che ci sia un'adeguata attenzione agli aspetti brevemente menzionati, perché diversamente potrebbe comportare che le future procedure concorsuali determinino risultati non ottimali, naturalmente a detrimento dei clienti vulnerabili, rispetto a cui il legislatore ha dimostrato evidentemente un'adeguata attenzione. Ho cercato di stare nei tempi e di percorrere, diciamo, tutti i temi che ci sembra più rilevante da sottoporre a questa commissione in questa fase. Naturalmente sono a disposizione per qualunque richiesta di approfondimento, consapevole che l'argomento ha sfaccettature e declinazioni particolarmente complesse a volte. Grazie per l'attenzione. Allora, prima di passare alle domande dei commissari, e mi sono prenotato anch'io, ok? Sarò per ultimo. Ecco, volevo chiedere una delucidazione. Mi è sembrato di capire che i prezzi determinati dalle aste siano particolarmente vantaggiosi per chi per il servizio a tutele graduali, molto vantaggiosi per i consumatori. Ecco, in base alla normativa, chi è nel mercato libero, mi sembra di sapere o comunque di aver compreso che possa andare, chiedere di andare nel servizio a tutele graduali. Ecco, me lo conferma questo aspetto, Presidente? No, come ho cercato di dire in un passaggio, la norma prevede che l'ingresso in tutele graduali avvenga solo in condizioni di fallimento di mercato, vale a dire perché cliente ha un problema con il proprio fornitore, non so, un fallimento, un qualunque tipo di crisi, allora in tutela graduale svolge anche la funzione di salvaguardia o di fornitura di ultima istanza e naturalmente riceve e fornisce il cliente. Quello che succede, che è vero in questa fase, è che qualunque cliente, anche del libero, può chiedere fino a giugno di quest'anno di tornare nel servizio di tutela, perché quello è invece un servizio come è sempre stato, da cui si può entrare e uscire in qualunque momento, e gli unici che manterranno in discussa la possibilità di entrare e uscire da un servizio saranno i clienti vulnerabili, che anche dopo il 1° di luglio del 2024 potranno liberamente chiedere di entrare e uscire dal servizio. Cioè, no, la domanda non era sostanzialmente la delucidazione: chi è nel libero mercato può chiedere per i prossimi 3 anni di entrare nel servizio a tutele graduali? No, la normativa attuale non può. No. Va bene, prego. Allora c'è prima Cappelletti, poi Peluffo e poi di nuovo io. Grazie Presidente, grazie al Presidente di Arera per la sua relazione. A me pare quindi che le conseguenze della decisione del legislatore di porre a termine al regime di mercato di tutela siano difformi dal gas all'elettricità. Mentre nel settore, la fine del mercato tutelato nel settore del gas ha comportato un aumento dei costi, quindi un aumento della bolletta di tutti coloro che sono confluiti sul mercato libero, non è venuto questo per il mercato elettrico, perché a differenza appunto del gas c'è un regime transitorio che è appunto il mercato di tutele graduale. Tutele graduale che però è proprio, lo dice la parola stessa, è limitato nel tempo. Proprio per questo motivo probabilmente si è creata questa condizione favorevole. Ora però ci troviamo in una situazione
non so se uso un termine inappropriato, ma forse addirittura imbarazzante, perché da una parte esiste il servizio di maggior tutela riservato ai soggetti in una situazione di vulnerabilità che è meno conveniente del servizio erogato nel mercato a tutele graduali. E questo è un primo quesito che mi sento di poter porre, ma se esiste in seno ad ARERA una valutazione rispetto a questa situazione, ossia come in qualche maniera intervenire per senza andare ovviamente ad aumentare i costi in bolletta per in qualche maniera risolvere questo problema di discrepanza a sfavore degli utenti cosiddetti vulnerabili. E il secondo aspetto invece è quello del fatto che la tutela graduale per definizione è a termine, va bene, questo lo sappiamo, ma è chiaro che ciò che in questo momento viene risparmiato verrà pagato in seguito. Lo vuole la logica di mercato e probabilmente l'intera operazione sta in piedi su questo presupposto. Quindi sempre chiedo ad ARERA, ma state valutando se è possibile, anche se chiaramente qui non abbiamo una scadenza che domani mattina, abbiamo più di 2 anni di tempo, ma per fare fino in fondo un'azione di comunicazione per sensibilizzare, parliamo dei milioni di utenti che in questo momento si trovano in una situazione di tutela graduale effettivamente conveniente, ma che saranno destinati, se lasciati a se stessi, a dover ripagare da qui a qualche anno ciò che stanno risparmiando in questo momento con abbondanti interessi. Grazie. Onorevole Ruffo. Grazie Presidente, ringrazio anche il Presidente Beseghini. Spiace che non sia stato nelle condizioni di poter essere presente, per il piacere di averlo qui e anche perché forse riuscivamo a sentire un pochino meglio, perché in alcuni tratti si faceva fatica, però credo che la memoria che ci è stata inviata sarà per noi molto utile, quindi la leggeremo, la guarderemo con attenzione. Anche per questo, Presidente, le chiederei, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, adesso volevo formulare alcune domande, ma rispetto ad alcune questioni un pochino più specifiche in riferimento alla memoria, ma anche al rapporto di monitoraggio dei mercati che ci è stato trasmesso, noi volevamo chiedere una serie di dati anche aggregati in maniera diversa e anche rispetto alla reperibilità degli stessi dati nell'ultimo arco temporale, cioè faccio riferimento all'ultimo semestre, visto che ai 45 giorni al primo gennaio dovrebbe essere a disposizione. Però Presidente, su questo le chiedo, come in altre occasioni, poter trasmettere questi quesiti all'autorità, così ci risponde per iscritto. Ora, la prima domanda è questa: visto che il superamento della maggior tutela del mercato elettrico è stato posticipato al primo luglio, un cliente nel mercato libero può rientrare nella maggior tutela entro il 30 giugno e quindi in ragione di questo vedere applicata la tariffa prevista del servizio tutele graduali, che era anche la domanda che ha fatto lei. Io la riformulo, diciamo così, Presidente, in riferimento al tempo di questa possibilità entro il 30 giugno. Anche perché credo che questo sia un elemento, rispetto a quello che ci ha detto il Presidente, di quello che è l'esito delle aste sul prezzo applicato al servizio tutele graduali, di particolare rilievo, e credo che questa informazione è importante che sia data in maniera diffusa, forse oltre alla raccomandazione fatta da ARERA è utile che ci sia evidenza di questa informazione, non so, Presidente Beseghini, magari mettendo a disposizione anche un modulo che possa essere utilizzato dal consumatore. Seconda questione, vulnerabili, come diceva il Presidente Beseghini, a valle esito delle aste che hanno dato il prezzo cui si è fatto riferimento con quel risparmio rispetto alla maggior tutela del servizio tutele graduali, è evidente che qui c'è un tema, che è quello del rischio che
i vulnerabili abbiano delle bollette più pesanti rispetto a chi è nel servizio a tutele graduali. E quindi volevo capire, il Presidente Besseghini l'ha rivolta al legislatore, no? Con la domanda chiedendo se era questa l'intenzione del legislatore. Io chiedo al Presidente Besseghini su questo qual è la sua opinione, l'opinione del Collegio, se ci sono delle indicazioni, perché io penso che su questo tema sia fondamentale ritornare. Poi noi abbiamo presentato una serie di emendamenti sui provvedimenti che abbiamo discusso in questa commissione, però volevo utilizzare l'audizione di oggi per chiedere l'opinione del Presidente su questo. Ultime, finisco, Presidente, tre domande molto veloci. Una, credo che anche l'audizione di oggi ci dica quanto sia importante l'informazione al consumatore e la consapevolezza del consumatore nel mercato libero. Quindi su questo, visto che doveva esserci una campagna di comunicazione del governo che questa commissione aveva posto come condizione a luglio dello scorso anno, è stata finanziata nel decreto energia con 1 milione di euro, noi non sappiamo che fine ha fatto, magari il Presidente Besseghini sa qual è l'intendimento del governo, ha qualche informazione in più. Infine, sempre sul versante della consapevolezza del consumatore delle informazioni a disposizione, anche nell'altra audizione mi ero permesso di sollevare la questione che io sono convinto che ci sia bisogno di uno sforzo ulteriore per quanto riguarda la semplificazione della lettura della bolletta, che credo che ancora ad oggi risulti ostica. Per potersi orientare, penso che su questo si debba fare un lavoro in più. E infine, sempre in termini di strumenti per il consumatore, io penso che un po' tutti noi, quando ci viene rivolta la domanda su come orientarci, diamo l'indicazione di andare sul portale delle offerte, e credo che ognuno di noi abbia fatto il tentativo inserendo i dati della propria bolletta e ha visto quante sono le offerte che emergono, e credo che questo sia anche indice di quanto sia complicato orientarsi. Io penso che anche sul portale delle offerte ci sia bisogno di una semplificazione e di dare degli strumenti di leggibilità maggiore, perché altrimenti sul versante consapevolezza consumatore, informazione, credo che ancora non ci siamo. Onorevole Pavanè. Sì, grazie Presidente. Presidente, grazie. Spero che insomma la potrà comunque ampliare la relazione che ci ha già mandato, magari appunto rispondendo ulteriormente alle nostre domande. Io volevo fare una domanda un po' leggermente diversa, nel senso che parlando ovviamente di mercato tutelato e in generale del prezzo e dei costi dell'energia, sia elettrico che gas, che ovviamente è di vostra competenza, con l'arrivo presumibilmente durante quest'anno dell'autonomia differenziata, volevo sapere se secondo voi come si porrà ARERA con i prezzi dell'energia, se in ogni regione ci sarà un tariffario diverso, anche se a seconda se una tale regione avrà più rinnovabili, meno rinnovabili, rigassificatore e quant'altro, esattamente come già oggi accade con magari appunto i rifiuti o le tariffe dell'acqua, che sono ovviamente diversificate regione per regione, addirittura con i rifiuti addirittura da comune a comune. Pertanto vorrei capire come si sta preparando ARERA appunto all'avvento di questa novità, e se magari si stia pensando che magari una regione che consuma energia rinnovabile da un'altra regione magari appunto dovrà anche andare a pagare un dazio a appunto alla regione dove c'è
il rigasificatore o le rinnovabili. Grazie. Bene, allora intervengo io, non ci sono altri interventi. Allora io vorrei tornare sulla delucidazione che l'ho chiesto all'inizio, perché a pagina 11 della relazione dice: da ultimo, con riferimento alle tempistiche di attivazione del servizio a tutele graduali, giova rammentare che fino al 30 giugno 2024 il servizio in maggior tutela è operativo come di consueto ed è fatta salva la possibilità per qualunque consumatore, quindi anche quello del mercato libero, di rientrarvi con una semplice richiesta all'esercente del servizio medesimo. In tal senso l'autorità ha recentemente rivolto una precisa raccomandazione agli esercenti a maggior tutela affinché mantengano facilmente rintracciabile le informazioni relative a tale processo, quindi alla richiesta, eccetera. Dopodiché al 30 giugno questi consumatori che sono nel mercato libero e che chiedono di tornare alla maggior tutela, dal 30 giugno finirebbero o di nuovo nel mercato libero oppure in quella tutele graduali per 3 anni. Non voglio interrompere, però così io voglio capire se questo aspetto qui, siccome lei ha detto no, non è possibile, volevo capire come è da interpretarsi questo passaggio della sua relazione a pagina 11, e poi ho altre domande, ecco. No, forse magari questa la siccome è anche la domanda perché, no? dell'onorevole Peluffo è su questo, mi è sembrato di capire che è sullo stesso tema. La smarchiamo subito questa perché così non diamo luogo a attendimenti. Allora, la sua domanda di prima era se un consumatore che è sul mercato libero dopo il primo luglio può rientrare nelle tutele graduali. Non ho detto dopo il primo luglio. Non ho detto Perché il tutele graduali si attiva solo dopo il primo luglio. Non esiste il tutele graduale prima del primo luglio. Comunque adesso la domanda mi sembra che sia chiara, cioè da qui al 30 giugno rientra nella maggior tutela. È possibile per uno nel mercato libero da qui al 30 giugno, gliela pongo in modo ultra chiaro, e rientrare nella maggior tutela e poi andare nel servizio a tutele graduali? Punto di domanda. Assolutamente sì, nel senso che un consumatore del mercato libero oggi, come è sempre stato in passato, può scegliere di rientrare in tutela. Al 30 di giugno, primo di luglio, il consumatore che si troverà all'interno del mercato. No, aspetta, perché prima ha detto che a quel punto ritorna nel mercato libero. No, ritorna al servizio di tutela graduale e solo se lui lo sceglie ritorna. Vabbè, per 3 anni resta nel tutela graduali, certo. Ok. Esatto. Nei 3 anni resta tutela, dopodiché andrà nel mercato libero o quello che ci sarà tra 3 anni, eccetera. O quello che sarà. Certo. Ma a questo punto, e qui, visto che adesso si è chiarito questo aspetto che è molto importante, no? Proprio per l'esito delle aste, no? Che è molto vantaggioso per il consumatore. Ma a questo punto voi, una campagna informativa su questo aspetto e magari coinvolgendo anche i consumatori, cioè le associazioni dei consumatori, ecco, questo glielo pongo come domanda, e magari rendere, tra virgolette, facile, siccome sappiamo che la lettura, l'ha detto anche l'onorevole Peluffo, ma credo che lo dicano tutti gli italiani, cioè che la lettura della bolletta sia molto difficoltosa. Ecco. E quindi mi immagino che uno che si trova adesso nel mercato libero e che voglia, prima del 30 di giugno, andare a scegliere il mercato tutelato per poi usufruire dei vantaggi di queste aste che abbiamo visto dalle cifre che avete messo evidenziato voi, sono molto vantaggiose. Ecco, prevedere un modulo semplice sul vostro sito in modo che il cittadino, che onestamente non è dotato
come noi, insomma, neanche noi siamo dotati di grande dimestichezza perché non siamo esperti del settore, la bolletta non è facilissima, eccetera, eccetera. Ecco, quindi un modulo che in qualche modo renda semplice da qui al 30 giugno la possibilità anche per qualunque consumatore, anche del mercato libero, di rientrare nel mercato tutelato per poi dal 1 di luglio, eccetera, 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 eccetera. Ecco, questo avete intenzione di farlo, come dicevo prima, le campagne di comunicazione o di supporto, magari utilizzando appunto le associazioni dei consumatori. Ultima domanda, chi era nel mercato tutelato, o è ancora adesso fino al 30 di giugno, sostanzialmente pagava una fee per il marketing, diciamo, degli operatori per in qualche modo era una spesa che sostenevano gli operatori per il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, eccetera. Però a questo punto non avrebbe più senso. Ecco, voi come ARERA avete intenzione di azzerare questa componente fissa per chi è nel mercato tutelato o chi resterà nel mercato tutelato, perché a questo punto non avrebbe più senso? Grazie. Adesso ci annotiamo tutte le risposte, poi magari anche aderendo a una richiesta dell'onorevole Pelufo si potrebbe ulteriormente fare degli approfondimenti in un'ulteriore audizione. Grazie. Allora, intanto grazie per le domande. Dico subito una cosa, cioè che ovviamente c'è piena disponibilità a ricevere. Abbiamo sempre bisogno che si avvicini al microfono perché purtroppo... Purtroppo... Faccio ammenda di nuovo per non essere potuto essere fisicamente presente. Annuncio subito che naturalmente c'è la piena disponibilità da parte dell'autorità a dare qualunque risposta, a qualunque domanda interverrà in una fase successiva. E a questo punto prendo l'impegno che la prossima volta che ci sentiremo sarò fisicamente presente in maniera da non dover soggiacere a questi problemi di microfono, di cui mi scuso e mi dispiace. Allora vado nell'ordine. Allora, diciamo, ci sono alcune domande che un po' si richiamano e forse una che mi pare abbia fatto sia l'onorevole Cappelletti, sia Pelufo, sia lei Presidente, è sul tema della vulnerabilità, che tipi di ragionamenti si possono fare. Beh, sicuramente è un tema che ci stiamo ponendo anche come riflessione interna e conto, spero, che potremo darne qualche evidenza relativamente a breve. Attenzione però a svolgere una riflessione che tenga conto del fatto che, come peraltro è stato accennato anche in alcune delle domande, i due servizi sono due cose differenti e quindi che di per sé diano, in particolare il tutele graduali, che ha una caratteristica di temporaneità e che ha avuto una grandissima variazione, l'avevo segnalato nella relazione al Parlamento e Governo dello scorso anno, quando uscì appunto il decreto, la previsione di consentire al termine di 3 anni la contrattualizzazione, diciamo, libera, la contrattualizzazione diretta verso il libero del consumatore, aveva già cambiato la natura delle gare in gare che tendevano a patrimonializzare il cliente invece che a erogare puramente un servizio, e quindi naturalmente non potevamo aspettarci un impatto così significativo. A che si potesse andare a sconto della tutela era un tema che in qualche maniera stava nelle cose. Si pensava che aree più svantaggiate potessero determinare prezzi più alti e che quindi questa situazione non fosse così chiaramente identificabile. Però solo questa è storia. Per quanto riguarda invece l'analisi sulle condizioni, su come poter sviluppare qualche indicazione per come evolvere rispetto al tema della vulnerabilità, certamente ci stiamo lavorando e ne daremo, spero, rapidamente conto.
Un altro tema che mi pare ricorra sia nelle domande di Cappelletti che di Peluffo che sua Presidente è il tema della comunicazione. È certamente vero che la comunicazione su questi temi, pur con qualche complessità, connaturata, anche con, lasciatemelo dire, la variabilità delle stratificazioni che ondate normative successive hanno un po' determinato, creando tantissime, no, ma insomma diverse classificazioni in cui poi un consumatore fa un po' fatica a riconoscersi e a riorientarsi, comunque il tema della comunicazione è certamente molto rilevante. Non sono in grado di dare grandi informazioni su come il Ministero stia procedendo nella programmazione di una campagna di comunicazione che, ricordo, negli ultimi decreti non ci ha più visto coinvolti, quindi non abbiamo grandi informazioni di prima mano. Noi stiamo cercando di sviluppare una linea informativa nello specifico delle cose che man mano avvengono, come abbiamo fatto per il superamento della tutela gas con la pubblicazione dei PFIX e con un'indicazione, credo, molto operativa, molto efficace per cercare di riconoscere se le condizioni contrattuali che in continuità il mio venditore mi stava applicando fossero effettivamente convenienti o meno rispetto alla mia situazione preesistente. E da quanto abbiamo conto dalle associazioni di consumatori, è un meccanismo che ha permesso in molte situazioni di chiarirsi la situazione. Io credo che questo tipo di informazione noi certamente la svilupperemo per quanto riguarda la comunicazione fondamentale di far conoscere ai consumatori chi ha vinto le proprie zone. Perché non dimentichiamoci che adesso ci stiamo molto concentrando giustamente sui valori delle aste, i prezzi e quant'altro, ma c'è un tema di processi legati alla transizione dal vecchio operatore di tutela ai nuovi vincitori che noi diamo un po' per acquisito perché essendo interni all'argomento appare nella sua naturalità, ma se voi chiedete a un qualunque comune cittadino non è per niente consapevole di aste, di vincitori e rischiamo che molte comunicazioni che arrivano a casa delle persone vengano confuse con pubblicità, con elementi, quando magari invece contengono elementi informativi rilevanti per gestire questo passaggio al fornitore di tutela graduale. Quindi sicuramente ci sarà una campagna mirata su comunicare correttamente chi è il nuovo consumatore, quali sono i prezzi e quali sono anche le attenzioni. Ricordo che un altro tema che pure ha bisogno di grande attenzione è la gestione dei cosiddetti pagamenti automatici. Oggi non ne abbiamo parlato perché non era tema dell'audizione, ma è un altro elemento su cui il confronto con Banca d'Italia si è già naturalmente avviato ed è un elemento che in termini di impatto sulle persone ha una sua rilevanza a cui prestare attenzione. Naturalmente se tutto questo fosse accompagnato anche da un elemento informativo, diciamo di contesto, di carattere generale, ma non tanto, lasciatemelo dire, orientato a comunicare che è finito il servizio di tutela, ma di quali sono le attività con cui si può prendere da consumatori in mano la gestione dei propri contratti energetici, certamente sarebbe di grande supporto. Il tema che a questo punto immediatamente si collega, l'ha citato lei, l'ha citato l'onorevole Peluffo, è certamente quello della semplificazione della bolletta. Su questo abbiamo, come noto, aperto una consultazione alla fine dello scorso anno. Stiamo in questo momento lavorando per cercare di identificare, devo dire con qualche variabile, qualche valutazione variabile da parte sia degli operatori dei consumatori sul compromesso di identificare tra semplicità e completezza dell'informazione nelle bollette. Certamente quello che credo abbiamo condiviso è che un orientamento ad avere informazioni il più possibile omogenee, malgrado in presenza pur di venditori differenti, sia un contributo di semplicità che verrebbe molto apprezzato dai consumatori. E questo è un tema su cui è necessario sicuramente un approfondimento. L'altro orientamento, ma sta nel documento di consultazione, quindi non dico niente di particolarmente segreto, è quello di valutare una più chiara, me lo lasci dire con un brutto neologismo, kilowattorizzazione della spesa, cioè una più chiara capacità di identificare nella bolletta quali sono le voci aggredibili col consumo, quindi in cui i miei comportamenti di consumatore sono effettivamente in grado di incidere
sulla mia spesa complessiva. Questo è un processo che stiamo svolgendo, tra l'altro sottoposto ad analisi di impatto della regolazione per dargli la necessaria robustezza rispetto agli eventuali contenziosi, e quindi è un tema che credo andrà abbastanza in porto coerentemente con i tempi di superamento del meccanismo di tutela. Credo dunque di aver toccato i temi generali. Adesso purtroppo ho perso il nome della persona che è intervenuta, che mi domandava sui temi dell'autonomia differenziata, dell'evoluzione rispetto a meccanismi. Pavanelli. Meccanismi differenziati, naturalmente l'autorità si interroga, ma conta anche capire qual è il quadro normativo che si comporrà in esito alle valutazioni. Diciamo, come sapete, c'è però già una valutazione in corso su un superamento comunque del concetto di prezzo unico nazionale, che risponde a logiche in realtà un po' diverse, perché risponde a logiche più di differenziazione tra zone, quindi non tra zone geografiche, ma tra zone elettriche del paese, e una regolazione che tenga conto del diverso impatto che le congestioni in termini di trasmissione hanno. Ma ecco, quello è probabilmente un ambito in cui, come ragionamento, ci si può ricondurre rispetto alla sollecitazione che mi veniva fatta. Su questo tema però credo che sia francamente un po' prematuro. Allora, mi pare che del tema del meccanismo della possibilità di rientrare in tutela ci siamo intesi, quindi certamente è vero che qualunque consumatore che sta sul libero ha tempo fino al 30 di giugno per rientrare nel normale meccanismo della tutela, e quando finirà il servizio di tutela verrà trasferito al servizio di tutele graduali. E naturalmente in qualunque momento può optare per uscire e tornare sul libero, questa naturalmente rimane una facoltà sempre disponibile. L'ultima considerazione del Presidente riguardava il fatto di valutare, diciamo così, una diversa valorizzazione della componente di commercializzazione del servizio di tutela. L'ho detto anche effettivamente nella memoria, è la considerazione che stiamo svolgendo, proprio il riconoscimento del fatto che è vero che è ancora il servizio di tutela che transitoriamente servirà i clienti vulnerabili, ma lo farà in un assetto diverso, che è quello dei clienti vulnerabili, non più della generalità dei consumatori che hanno, come dire, necessità di confrontarsi con il mercato libero. Quindi certamente le riflessioni su questo sono in corso e terremo conto di questa diversa strutturalmente impostazione del servizio. Credo di aver toccato tutti i punti. Peluffo all'inizio aveva fatto riferimento anche appunto ad avere necessità di approfondimento e di maggiori dati sul monitoraggio che abbiamo recentemente trasmesso. Naturalmente vale la disponibilità che ho dichiarato in premessa. In quel caso, peraltro, invito a considerare che abbiamo anche cominciato ad introdurre alcuni indicatori di prezzo proprio nell'ottica della kilowattorizzazione, in maniera da dare più chiara visibilità dell'impatto per kilowattora dei vari costi, e quindi riconciliarli in una visione più facilmente comprensibile. E peraltro abbiamo anche provato a declinarlo in termini di full cost, e quindi in maniera da dare modo al consumatore di apprezzare alla fine il vero prezzo totale finale che andrà a pagare o che potrebbe pagare. E questo ci sembra un po' una novità, diciamo, di questo documento di monitoraggio che vi abbiamo trasmesso, che potrebbe informare anche ulteriori indicatori che appunto potremmo ritrovare nelle bollette piuttosto che nel portale offerte, eccetera. E ultimo, raccolgo assolutamente l'indicazione sul portale offerte. Per noi è un cantiere costantemente aperto su cui lavoriamo molto per cercare di renderlo il più possibile efficace, mi lasci dire così. Non tanto, forse non è neanche un tema di informativa, proprio di essere efficace per permettere alle persone, ai consumatori, di avere informazioni che siano utili, che servano per fare una scelta. E da questo punto di vista, proprio credo il 13 o il 15 di marzo, ma comunque a brevissimo, attiviamo il tavolo specifico con i consumatori
sul superamento della tutela che serve proprio come punto di confronto per raccogliere anche ulteriori sollecitazioni e stimoli, non ultima anche quella. Scusa, l'ultima cosa che mi ero dimenticato, faceva riferimento al modulo per rientro di tutela. Come ha visto, abbiamo fatto appunto questo richiamo all'attenzione del presidio dei sistemi da parte degli operatori, anche perché ricordo che comunque l'ingresso in tutela rimane uno strumento da utilizzare anche per i vulnerabili dopo il 30 di giugno, quindi comunque è un cantiere che va mantenuto operativo ed efficiente. Più che imporre un nuovo meccanismo regolatorio che potrebbe scontare delle tempistiche, in questo momento siamo orientati a raccogliere una chiara mappatura di quali sono le modalità con cui i vari operatori consentono questi meccanismi di rientro, che hanno una loro minima variabilità, metterli poi a disposizione appunto della generalità dei consumatori attraverso il nostro sito e delle associazioni di consumatori per svolgere l'attività di sensibilizzazione che ritengano necessaria. Credo di aver toccato tutti i punti, ma se mi è sfuggito qualcosa, naturalmente richiamatemi. Sì, volevo replicare un attimo su, cioè lei dice, non so se ho captato, cioè che sulla questione consumatori avvierete dei tavoli, no? Ecco, però mi sembra che sia emersa da questa audizione che da qui al 30 giugno chiunque rientra nel servizio di maggior tutela ha la possibilità nei prossimi 3 anni, dal 30 giugno, di avere dei prezzi sensibilmente ridotti della bolletta dell'energia elettrica. Siccome il tema riguarda tantissime famiglie, no? Il tema è molto, e negli anni ha comportato anche aiuti da parte, diciamo, dei diversi governi in certi momenti, ecco, io mi aspetterei più che convocare un tavolo, cioè che in qualche modo facciate un'adeguata informazione sul fatto che le aste sono andate bene per il consumatore, possiamo dire, che se si rientra da qui al 30 giugno nel servizio di maggior tutela, si ha la possibilità di avere per 3 anni, entrando nel servizio a tutele graduali, di una sensibile riduzione della bolletta. E quindi anche addirittura rendere disponibile un modulo per farlo, cioè in qualche modo sensibilizzare, visto il peso della bolletta sulle famiglie italiane. Quindi mi aspettavo una risposta da un lato diversa, ma le chiedo se c'è la volontà di fare da qui, visto che abbiamo tanto tempo, siamo ai primi di marzo e c'è tanto tempo fino al 30 giugno, se si può fare, se avete intenzione di fare appunto una campagna informativa più che convocare dei tavoli. Ecco, No, poi ci però vorrei sarebbe non essere ancora stato. l'onorevole, ecco, magari se risponde poi passo la parola all'onorevole. No, ma solo brevemente, la convocazione dei tavoli riguardava il tema della bolletta, naturalmente, non tanto questo rientro. Sul tema del rientro siamo assolutamente d'accordo nel fare gli elementi informativi e tutti gli elementi operativi che permettano a un consumatore di esercitare un diritto che ha e nella maniera più diretta e immediata possibile. Onorevole Petrella. Sì, grazie, grazie Presidente. In realtà il mio intervento è come plauso alla sua richiesta, da valorare quanto lei ha appena confermato, è che l'incentivo a tornare nel mercato tutelato non è soltanto quello di garantire poi nel triennio successivo la tutela graduale, ma oggi nel mercato libero, per chi è nel servizio di maggior tutela, esistono delle tariffe nel mercato libero sicuramente privilegiate rispetto a quelle attuali. Quindi anche coloro i quali sono nel mercato tutelato in questo momento, passando al mercato libero, hanno delle possibilità di chiudere dei contratti che sono anche del 20 e del 30% inferiori a quelli attuali. Quindi, per diverse ragioni, questo è un
sarebbe uno strumento di comunicazione e di pubblicità all'interno di un sito internet con degli allegati invece che anche con i riferimenti di ogni territorio riguardo il mercato di maggior tutela, reputo possa essere un'ottima soluzione per alleggerire il costo dell'energia delle famiglie dei nostri connazionali. Grazie. C'è qualche altro intervento? No. Allora, Presidente, la ringraziamo. Eventualmente le facciamo avere sia le domande dell'onorevole Pelufo che eventualmente, se i commissari in ufficio di presidenza valuteranno che sia utile o meno un'ulteriore audizione, la disturberemo e poi però le chiederemo la presenza. Ecco. Non disturba mai, grazie mille per l'attenzione. Va bene, grazie ancora.